L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Professore, buonasera. Eccolo. Dove la disturbiamo oggi? Sono arrivato a Prato in questo momento. A Prato? Sì, ho una conferenza per esempio. Sì. Senta, professore, finalmente Forza Italia ha nominato l'ufficio di presidenza. Silvio Berlusconi sembra volere in qualche modo dare una collocazione ai suoi che tra loro litigano ormai da mesi. Però c'è chi dice che questo ufficio di presidenza sarà un ente inutile sostanzialmente. Cosa dice l'ufficio? L'ufficio di presidenza di Forza Italia finalmente è stato nominato ieri, sono 30 membri più altri collegati in un comitato. C'è chi dice però che questo sarà un ente, una struttura, una realtà fondamentalmente inutile. Tutto inutile e dannosa, perché le poche buone idee che ha Berlusconi vengono nominate dai suoi. Quindi lui ha un'idea, perché sono tutte persone nuove e naturalmente i 30 diranno, certo hai ragione, per ognuno di loro le porterà una o due sue, quindi diventeranno tutti nuovi, meno 60 vecchi. Cioè, voglio dire, non posso già immaginare, ci sarà dentro Verdini, sì, c'è, infatti. E poi la Gelmini, e sì, poi la Carfagna, cioè esatto, una quantità di gente di cui non si è mai sentito un pensiero, che sono... C'è anche Sandro Bondi che scrive poesie però, eh? Sì, Sandro Bondi però sommato è uno dei pochi che ha un pensiero, anche se è pieno di turbamenti come un personaggio del Lotto, sì, quindi è da un lato innamorato di Berlusconi, sì, cosa positiva rispetto alla sua fedeltà a un'idea o un ideale, poi ha delle buone letture, ha scritto delle cose interessanti visto che viene dalla sinistra, poi ha la debolezza della poesia, ma di tutti quelli che sono in quel gruppo è certamente la persona più strutturata politicamente e culturalmente, naturalmente. Sì. Voglio dire, mentre Franceschini è un ministro che non è di qualità intellettuale superiore a Bondi, però è più politicamente corretto, ha scritto dei buoni libri con mia sorella editrice, sì, e quindi l'altro invece appunto ha fatto poesie, ma mentre se crolla un muro, questa è la cosa più ridicola che va detta, al tempo di Bondi si deve dimettere Bondi, se crollano muri e si rubano pezzi al tempo di Franceschini non capita niente, quindi questo diciamo va detto a favore di Bondi. Il resto, tutto quel gruppo che c'è lì, è gente di cui non si è mai sentito un pensiero, né mai l'ha avuto, solo banalità, due delle quali, sicuramente presenti, la Carfagna e la Prestigiacomo, sono riuscite a fare una legge per far condannare Berlusconi, che presto anche il marito della Mussolini. Sì. Una legge che nell'Italia del 2007-2013, che io contesto sempre, per l'evoluzione del costume e dei comportamenti delle donne e della libertà delle donne rispetto al loro corpo, che sembrerebbe dover essere, come dire, a favore delle donne invece contro le donne, che non c'era ai tempi di Pasolini quando lui fu processato per lo stesso tema del rapporto con i minorenni, maschi o femmine, in questo caso maschi, teoricamente ancora più grave, perché erano anche declinati in una chiave omosessuale, in tempi in cui l'omosessualità era una cosa potentemente trasgressiva. Lui assolto, Berlusconi condannato, grazie a quelle due formidabili pensatrici anche in tempi di modernità sessuale che sicuramente avranno avuto rapporti sessuali prima dei 18 anni, che si chiamano Prestigiacomo e Carfagna. Ora, con della gente così, cosa vuole fare? Che li nomini o che non li nomini non cambia nulla. Se non li nomina può fare meglio, perché può muovere liberamente ma non può farlo. Li nomina per favore un favore, bisogna far credere loro che esistano, li consulta rispetto a cose che ha già deciso e quando corregge le corregge in peggio, cioè aggiungendo zavorra e, come dire, candidature inutili, come quelle che faranno proposte da questi 30, in nome del territorio, in nome delle loro amicizie, sì, in nome delle loro contiguità, per cui se c'è uno buono non lo candidano, e se c'è uno che invece loro buoni ce ne sono, professore. Io per esempio pensando, non so, al tema della rottamazione, no? Chiaramente poi bisognerà individuare un leader che dovrà guerreggiare in qualche modo politicamente parlando con Matteo Renzi. Allora, ci sono dei giovani di valore in Forza Italia, eppure ci sono Alessandro Cattaneo per esempio, sindaco di Pavia, fra i più accreditati. C'è anche Simone Baldelli, che è uno di quelli che ha una lunga esperienza politica. Simone Baldelli, ecco, è un ottimo comico caricaturista che io conosco da quando era bambino, perché era liberale, sicuramente, ed è uno che può fare l'assistente di un parlamentare che un tempo poteva fare quello, che ha un'esperienza che lui lentamente si è fatto nella penombra dei parlamentari della Prima Repubblica o degli inizi della Seconda. Sì. Cattaneo è un bravissimo sindaco, l'unico sindaco che sopravviverà
di Forza Italia, che è, come dire, ricandidato alle prossime elezioni a sindaco, sì, quindi non può essere un candidato alle europee. Perché? Perché una delle tante leggi idiote che hanno fatto questi depensanti dai tempi di Berlusconi in avanti è rendere incompatibile ciò che dovrebbe essere compatibile. Teoria semplice. Una volta il sindaco di un comune di 20.000 abitanti poteva fare il parlamentare. Adesso sì, deve essere di 5.000 abitanti, meno di 5.000 abitanti, quindi un piccolo, perché altrimenti i due lavori così impegnativi non si potrebbero fare completamente. Balla assoluta, perché il Parlamento europeo, come quello italiano, si lavora due giorni alla settimana, quindi non può preferire solo fare il sindaco. Ma per la standing review nulla è più sensato di far sì che un sindaco sia anche parlamentare, sì, e magari per il futuro consigliere provinciale, e magari anche vice sindaco di un comune più piccolo, che è esattamente quello che fa Bonanno, pittoresco deputato, mio allievo oggi della Lega, sì, il quale ha quattro incarichi e, guarda caso, li fa bene tutti e quattro e prende un solo stipendio. Ecco come ridurre gli stipendi. Lei è sicuro che ne prende uno solo? Sì, perché sono incompatibili, perché l'ho fatto anch'io. Mm. Io quando ero sindaco di San Severino ero parlamentare, prendevo solo lo stipendio di parlamentare, ho sempre fatto gratis il sindaco. Questo è stabilito già dalla legge. Mm-hmm. Di più, mentre il sindaco di San Severino Rivarallo, se deve andare a vedere a Roma un sottosegretario o un ministro, ha una missione che costa minimo 1.500-2.000 euro, star fuori due giorni, un giorno, pagarsi l'aereo, il parlamentare ha già gli spostamenti pagati, quindi come sindaco non viene pagato e non ha neanche le trasferte. Se lei vuole risparmiare, deve far sì che uno sia consigliere provinciale gratis, sindaco del suo paese, sì, gratis, vice sindaco o assessore, se gli pare, in un gratis, paese vicino, gratis, e parlamentare pagato. Tutto questo non soltanto costa molto di meno, ma dà maggior potere a questo, perché nell'ambito provinciale può porre delle questioni che riguardano il suo territorio, certo, nell'ambito del suo comune fa il sindaco, che ha una voce immediatamente recepita al governo, perché va a Roma ed è in Parlamento, ma un sindaco qualunque, il sindaco di Prato dove sono adesso, il sindaco di Bagno Aripoli, provi a prendere un appuntamento con un ministro, dopo sei mesi glielo danno. Certo, quindi certo, è assurdo tutto, vogliono fare le riforme, non sono in grado di farle perché non hanno la zucca, sono delle zucche vuote, delle capre, dei coglioni, fanno delle leggi stupide. Quindi è evidente che se io sindaco di Salemi ero anche parlamentare, a parte che sono Sgarbi comunque, chiamo chi mi pare in qualunque momento, ma uno che non è Sgarbi, come parlamentare può accedere al sottosegretario, può accedere al ministro, può arrivare in Parlamento e incontrarli. Io ho visto decine di parlamentari che facevano fatica a parlare con i sottosegretari una volta arrivati al governo. Certo. Che si figuri i sindaci. Certo. Senta, a proposito di sindaci, lei ha deciso se candidarsi ad Asolo? No, con questo però per concludere volevo dire che il nostro povero Cattaneo, sì, dovrà, come già è, candidarsi a sindaco, non potrà quindi, essendo persona capace, fare il parlamentare europeo. Beh, potrebbe rinunciare alla ricandidatura, però, per esempio. No, ma è già ricandidato. È già ricandidato, quindi, in ogni quindi caso, non c'è sarebbe speranza. Triste che rinunciasse a una cosa locale. Se fosse compatibile l'incarico, sarebbe un ottimo parlamentare europeo da fare il parlamentare il mercoledì e il giovedì, uh-huh, e poi sarebbe un buon sindaco il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì. Lara Comi la conosce, professore? Lara Comi, l'ha vista Lara Comi? Cioè, lei è una ragazza carina, con un bel taglio di capelli, ha mai sentito un pensiero che abbia una sua novità, originalità? Ogni tanto interviene in Rai, Rai News, no, insomma, la chiamano perché, da Bruxelles. Viene invitata perché è giovane e perché è carina, poi quando tra la grammatica che non conosce e i concetti che non ha, non si capisce quale debba essere il suo ruolo, se non di essere una seguace di Berlusconi nel bene e nel male, che non è una cosa interessante, visto che Berlusconi non è più un leader se non morale, esatto, quindi dovrebbe elaborare una strategia del centrodestra che poteva fare fine se non fosse stato un totale incapace, visto che era nelle condizioni di essere un numero due con un'attrezzatura politica consolidata. Si parla di prove di disgelo con Alfano proprio rispetto a questo. Ci sarebbe stata una telefonata di Berlusconi ad uno dei vicinissimi ad Alfano nel weekend per sondare il terreno. È il momento in cui Berlusconi non pensa, o la telefona a questo per nostalgia, perché siccome è un po' suonato crede che sia ancora con lui. In realtà Alfano è la peggiore delle merde di tutti i tempi, ed è l'inquinamento sia di Renzi che di Berlusconi. C'è una cosa, un uomo di uno schifo, solo sentirlo nominare mi fa orrore. Dicevo invece che per quello che riguarda la mia persona, io ho avuto altre 20 candidature a sindaco, l'ultima panicale, con una coalizione che vede tutto il governo da contro il PD, ma con i renziani, con quelli di Scelta Civica, con quelli di Forza Italia, al paese di Panicale. Sì? E naturalmente ho fraccheggiato. Su Urbino ho pensato di rompere
degli accordi, diciamo, di più ampi collegamenti che potevano portarmi a vincere. Sì? E quindi in questo momento rimane sullo sfondo. No, rimango legato ai Verdi, non so ancora con quale ipotesi di candidatura solitaria oppure. E da Asolo ho declinato perché ho discusso con un barista che mi ha spiegato che Asolo sono così litigiosi. Sì. Che piuttosto che fare la cosa più sensata, cioè avere uno che fa sapere, come stiamo facendo noi adesso, che Asolo esiste, preferisco votare qualche ragazzino giovane perché va a fare porta a porta la campagna elettorale. Quindi un mondo talmente malinconico, un po' provinciale forse, però il paese è bellissimo. Mi chiedo perché l'UNESCO non se ne sia accorto, perché lo sia una legge speciale per Asolo, cosa che naturalmente potrei fare una legge speciale per Asolo. Certo. La fa ovviamente meglio un parlamentare che un sindaco. Se il parlamentare è anche sindaco, eccola pronta. Infatti, chi ha fatto grande Asolo negli anni 70-80? Il ministro, e poi prima ancora presidente della regione, Bernini, che era un democristiano che stava ad Asolo. Della sua capacità, poi dopo che lui è morto, dopo che lui è caduto, sì, sotto le pesantissime martellate di Rosi Bindi, un cesso ideologico, no? Non fisico, cioè un cesso umano come Rosi Bindi, una che diventa presidente della Commissione Antimafia, essendo nominata sempre in Parlamento in Val di Chiana e che non sa un cazzo di mafia. Ma come si può fare una cosa di questo genere? Calci nel ma culo. Ma chi ha fatto fino ad oggi la Bindi, da quando niente, è diventata non presidente? Non niente, non sa cosa sia la mafia né cosa sia l'antimafia, solo della retorica. E quell'altra che sta in Europa, che si chiama Alfano, è diventata presidente della Commissione Antimafia perché è figlia di uno ucciso forse dalla mafia. Sì. Tutte cose così, non ragionano su niente. E lì forse mi sa che solo non c'è, retorica, c'è una fanno certezza da quelle parti. Solo retorica. Detto questo, comunque, questo è un altro tema ancora. Il caso che stavamo dicendo, di dove eravamo arrivati a... Allora, prima stavamo parlando un po' degli eredi di Silvio Berlusconi, no, anche no, perché... stavamo parlando... O delle sue candidature. Bernini, il povero Bernini, sì, che era un democristiano, che è stato ovviamente messo in mezzo sulle inchieste giudiziarie degli anni 90, è stato abbattuto come leader della DC del Veneto da Rosi Bindi, commissaria all'epoca. Sì. In realtà, valeva molto di più Bernini della Rosi Bindi, che è l'inizio della decadenza, anche se tutto sommato è meglio di quelli attuali, perché lei comunque ha una vecchia esperienza, è stata parlamentare europea Rosi Bindi, antimafia, sì? Sa con chi è portata da chi? Da lei chi? Lo sa? Da Andreotti. Ecco. Andreotti, che è stato impossessato per mafia, era il capolista che ha portato i voti a Rosi Bindi quando divenne parlamentare europea. Da lei così garantista, professore, questo, però non ci aspettiamo questa lettura del caso Andreotti. Ma garantista non è lei, non io. È lei che, essendo non garantista, doveva avere una diversa postazione e quindi oggi fa l'antimafia dopo che è stata eletta con i voti della supposta mafia. Ma questo è questione diversa. Comunque Rosi Bindi è meglio di quelli attuali. Ed è peggio di Bernini, perché Bernini è l'ultimo veneto che ha fatto parlamentare, ministro, presidente di regione, ed era di Asolo, che ha fatto il bene di Asolo. Però Asolo perché... oggi è destinata, quindi, poverina, a non Io essere credo... valorizzata come avrebbe potuto. Se una città come Asolo ha un sindaco di cui non si conosce il nome, da questo fa capire, cioè il nome è metà della cosa, cioè certo, nel senso di... Vero. Ora, chi è il sindaco di Asolo? Lei non lo sa. Mm-mm-mm. Lei sa chi è il sindaco di Venezia? No. Ecco, vede? Al momento mi sfugge. Allora, professore, il sindaco di Venezia era Cacciari. Ed era buona cosa, esatto, era Cacciari. Era però. Cacciari, era buona e cosa. Ora, e ora chi è subentrato? L'attuale sindaco è un avvocato che si chiama Orsoni, che Orsoni è sindaco da almeno 4 anni, ma lei non ha fatto in tempo ad accorgersene. Esatto. E lei pure fa radio, il che vuol dire che un sindaco di Venezia, di cui sappiamo niente... Vuol dire che poche cose ha fatto significative per la città, certo, certo. Anche sul tema, per esempio, del passaggio delle grandi navi, non abbiamo sentito grandi esternazioni da parte del sindaco, quindi il sindaco niente, un Ma quindi sul ventaglio di questi 20 comuni dove lei potrebbe candidarsi ha delle preferenze? Non candidarmi da nessuna parte, di non fare assolutamente niente, perché ormai la mia linea politica è non fare niente dentro le istituzioni, ma l'unica politica si fa fuori. D'altra parte già ce n'è un indizio, perché Berlusconi è fuori, Renzi è fuori e Grillo è fuori, quindi chi è dentro? Poi si accorgerà fra qualche tempo che non ci sarà più il problema delle quote rose, perché in Parlamento saranno solo donne. Solo donne. Magari sarà una buona solo notizia. Donne? Perché sarà solo donne per una ragione, come nella scuola. Perché nel momento in cui una carica pubblica perde di peso e non ha più potere reale, gli uomini furbissimi fanno un'altra cosa e la lasciano le donne. Quindi voi non avete bisogno di conquistare lo spazio, vi verrà lasciato, come a scuola. Lei vede più un professore a scuola. Professore a scuola una volta c'erano. Ci sono più perché a scuola non conta un cazzo, ci vanno le donne. Le quali, bravissime, occupano spazi
senza più competizione. Il Parlamento sarà pieno di donne. E magari sapremo rendere di nuovo le istituzioni comunque dei luoghi di, dove c'è valore, dove c'è competenza. Sarebbe buona cosa, ma allora non ci sarebbero queste fregnacce di discorsi, l'incompatibilità del sindaco, le quote rose, ci sarebbero le persone capaci, uomini e donne. Tiran Selmi è entrato in Parlamento senza quote rosa. C'è bisogno delle quote rose, anche Rosi Bindi in fondo. Per cui, detto questo, la decadenza è tale che i 30 coglioni che ha nominato Berlusconi sono prima coglioni, poi nominati, e se non fossero nominati sarebbero più utili alla causa che nominati, perché vedrai il casino che faranno. Uno dirà, ma non possiamo non candidare già parlamentari perché portano voti, ma chi li vota questi? Esatto. Brunetta dirà è bene che sia candidato Fitto, e Fitto dirà è bene che sia candidato Brunetta. Candidati senza poter essere poi effettivamente parlamentari, perché dovranno rinunciare rimanendo in Italia. Certo. E quindi buoni come Cattaneo che lei evoca non potranno fare perché sono candidati sindaci. Resta Baldelli, insomma. Baldelli ottimo, come imitatore può imitare chiunque. Anche la Boldrini recentemente. Professore, dobbiamo salutarla. Auguri. Grazie, buon lavoro, arrivederci.